la nuvola di parole non è per tutti. Generalmente nei miei video cerco di affrontare argomenti, consigli e strumenti che possono usare un po' tutti, che possono essere utili a chi li guarda. Oggi è qualcosa di diverso. Oggi parliamo di una tecnica di schematizzazione dedicata esclusivamente a chi ha una padronanza totale delle parole chiave, per chi è abile nel costruire reti di informazioni nella propria mente, tanto da poter fare a meno di qualunque tipo di struttura nel proprio schema. La tecnica è molto semplice. Si tratta banalmente di prendere tutte le parole chiave che avete individuato dal libro o sulla mappa mentale, suddividerle per argomento e riscriverle tutte insieme in un elenco non strutturato, senza congiunzioni, senza passaggi logici, senza un ordine preciso e anche senza una forma precisa. Scriverle tutte quante a formare una nuvola. Le parole, insomma, saranno accostate tra di loro alla rinfusa, con come unico connettivo il fatto di fare tutte parte di uno stesso gruppo di argomenti. L'obiettivo è quello di ottenere la massima sintesi possibile, di permettervi di immergervi nelle vostre parole chiave e ricostruire nella vostra mente tutti i passaggi logici, le analogie e i collegamenti. Va da sé che perché la tecnica funzioni è necessario che questi passaggi logici siano cementati nella vostra testa da tutto il lavoro fatto in precedenza. Dovete avere analizzato il testo, individuato le parole chiave e costruito eventualmente uno schema o una mappa mentale perfetti. Nell'atto di costruire la vostra nuvola e quindi di scrivere le parole, abbiate cura di ricostruire nella vostra mente, man mano che procedete, tutte quante le vostre reti di collegamenti e di informazioni. Validate di volta in volta e controllate che tutti i passaggi logici siano al loro posto. Così, mentre apparentemente state scrivendo parole alla rinfusa su un foglio, in realtà state costruendo un reticolato, una matrice di informazioni nella vostra testa. La nuvola di parole è lo schema destrutturato per eccellenza. È un approccio avanzato, estremo, che rinuncia a tutti i tipi di connettivi logici e a tutti i tipi di struttura. Provateci e fatemi sapere. Se vi troverete bene, diventerà uno strumento indispensabile nel vostro percorso di schematizzazione. Se invece guardando il foglio e scrivendo la nuvola vi verrà voglia di strapparlo e mangiarvelo, abbandonatela senza problemi.